Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi con questi tre ingredienti semplicissimi vediamo come tenere lontane le lumache in modo completamente biologico dal nostro orto. Da tempo volevo fare un video su come tenere lontane le lumache dalle nostre insalate. Qui ho delle bellissime insalate, stanno crescendo, questa è misticanza di lattuga, e volevo farlo tenendo conto di quello che già avevo sperimentato l'anno scorso e che ha funzionato. Io sono contro i lumachicidi, quelli chimici, perché sono altamente velenosi e pericolosi per i nostri animali domestici. Io ho una colonia di gatti, ho un cane che spesso scappa e quindi non vorrei mai che mangiasse questa roba ed è mortale per questo tipo di animali. Quindi ne sto parecchio alla larga. Oggi vediamo come tenere lontane le lumache e le limacce con i gusci di uova macinati, molto grossolanamente, i fondi di caffè del caffè che abbiamo fatto nella moka e cenere di legna, queste del camino. Ne ho conservato un po', anche se il camino adesso è spento da qualche giorno, anzi da un paio di settimane, però l'ho conservato perché poteva venirmi comodo. Vediamo come sistemarlo intorno alle piantine. Tanto due parole, tutti e tre questi componenti sono dei fertilizzanti naturali. Questo è a base di calcio, però a lentissima cessione, perché finché il calcio contenuto nell'uovo si sminuzzi ci vogliono veramente mesi. Questo è proprio a rapida cessione, anche questo è ricco di elementi che servono al terreno, però attenzione, questo tende ad acidificare il terreno, quindi bisogna fare attenzione nell'utilizzo ed è molto più indicato se avete piante acidofile, però un pochino lo possiamo anche mettere. Cenere di legna, questo invece tende ad alcalinizzare il terreno, però è ricchissimo di calcio e di potassio. Su cosa si basano questi tre elementi? Il discorso comune è che la lumaca o la limaccia, che è quella senza guscio, quando striscia lascia la bava sul terreno, si usa la bava per strisciare. Se noi le mettiamo dei componenti del genere o delle sostanze polverose come questa, lei non riesce a strisciare, le danno fastidio e quindi si allontana. Quindi questi tre componenti, usati singolarmente o in combinazione tra di loro, allontanano l'animale, non lo ammazzano. Io l'anno scorso ho agito così e quest'anno farò lo stesso modo. Proprio faccio una barriera intorno. Ne basta poca. Ecco qui. Ovviamente prima bisogna controllare che non ci siano già sulle foglie le lumache, se no è inutile. C'è un po' di cenere di legna. Ora, informandomi bene su altri sistemi, leggevo sul web di persone che usano sia la cenere di legna che il caffè mischiati fra di loro, così per minimizzare gli effetti negativi dell'uno e dell'altro. Dico la verità. Provo quest'anno, non l'avevo mai provato, quindi prendetelo con le pinze. Basta fare una sorta di barriera tutta intorno. Perfetto. Benissimo, e avanti così. Ce ne va un po', nel senso che ovviamente caffè e uova non mancano mai in casa, la cenere tra un po' mancherà, quindi se avete bisogno di cenere di legna e non ne avete più, o vi accendete un piccolo falò con delle ramaglie e quindi poi usate la cenere, se no comunque ovviamente questi due elementi non mancano mai, in qualunque casa sono disponibili e potete utilizzare questi qua. Esistono, oltre a questi metodi biologici, se non vogliamo usare i lumachicidi, che io vi sconsiglio di utilizzare, esistono dei preparati chimici ammessi in agricoltura biologica. Non sono pericolosi per gli animali domestici, neanche per gli uccellini, e sono prodotti a base di fosfato ferrico. Si presenta generalmente in granule di colore blu. Questi preparati, uno tra questi è il Ferramol Bio di Bayer, lo trovate in tutti i consorzi o anche online. Questi preparati, se voi li mettete dentro le trappole, quelle in plastica dotate di coperchio, quindi protetti dalla pioggia, hanno la funzione di attirare le lumache. Loro se ne cibano. Da quel momento in poi abbandonano le nostre insalate, tornano alla rotana e purtroppo muoiono. Quindi questa è una cosa che va oltre l'allontanamento degli animali, è una cosa che le uccide. Quindi sta a voi valutare se liberarvene definitivamente uccidendole,
oppure utilizzare questi metodi. L'ultimo metodo che vi propongo, anche questo purtroppo causa la morte delle lumache, però è tra i più gettonati, è alla portata di tutti, è l'utilizzo di un vasetto di birra. Prendo un vasetto con un pochino di birra, la più scarsa che trovate al supermercato, va bene, diciamo che le lumache sono di bocca buona, ecco. Si interra leggermente a filo del terreno, io ho preparato una buchetta, le lumache vengono attirate inesorabilmente dall'odore della birra, ci finiscono dentro e affogano. Troppo muoiono, l'unica consolazione è pensare che muoiono felici, ecco, tutto lì. Il resto purtroppo muoiono. Non amo molto questo sistema, io preferisco questi, preferisco i dissuasori, dissuaderle dall'attaccare le nostre piantine, dal mangiarle. Io sono per non uccidere questi animaletti. Poi ognuno secondo coscienza si può regolare, però almeno conoscete i quattro metodi base più il Feramol eventualmente per potervi difendere in modo completamente biologico dall'attacco delle lumache. Se vi interessa, sul blog ho fatto un articolo interessante, spero, proprio sull'utilizzo di questi quattro componenti più il Feramol. Potete andarlo a leggere, ci sono le immagini, c'è questo video che state vedendo ora, è un po' un riassunto di tutto quello che ho detto in questo video. Ci sono altri articoli sul giardinaggio, se vi può interessare potete attivare la campanella anche sul blog, così quando escono i nuovi articoli vi arriva la notifica direttamente sul browser, sia sul cellulare che sul PC. Bene, se vi volete iscrivere al canale io vi ringrazio, intanto continuo a ringraziare tutti quelli che si sono iscritti, nel frattempo abbiamo superato i 6.000 iscritti. Attivate la campanella così vi arriva la notifica ogni qualvolta io carico un nuovo video. Come ho detto in un altro video, non so se già l'avete visto, cercherò di mettere 2 video a settimana se riesco nel periodo estivo, se non riesco pazienza, ci ritroveremo sempre il giovedì alle ore 18. Bene, se il video vi è piaciuto e volete condividerlo, ve ne sono grato. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata.